Cultura. 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 Ah, grazie. Bene, possiamo incominciare. Inizio a parlarvi dell'artista di oggi. Immagino vi stupirà sapere che stiamo parlando di una delle prime pittrici della storia. Il suo nome è Artemisia Gentileschi. Ma ragazzi, ma ve lo immaginate che cosa significa per l'epoca? E quanto fosse difficile per una donna affermarsi in una società maschile? Perché non sorridi più? Dov'è il tuo coraggio? Cosa stai facendo? Perché ti comporti così? Non puoi ridurti in questo modo. Sei la sola a sentirti così. Tu non sei davvero questa. Dov'è la vera futura? Sei persa? Ragiona, cerca una via d'uscita. Esci, esci, esci! Nel 1600, epoca di Artemisia Gentileschi, essere una donna ed avere un talento non erano due elementi che potevano combaciare. Una donna pittrice. Secondo nessuno quello poteva essere il destino di Artemisia. Io in questo, invece, mi dimostrai un'autentica disubbidiente. Lottai per la mia posizione. E lo feci rappresentando nei miei quadri donne, eroine e combattenti. È così che audacemente decisi di impormi alle regole del gioco maschile istituito dalla società e mi dedicai al mio talento. Mi dimostrai così capace che venne affiancata da un maestro. Essendo un amico di famiglia, mi fidavo di lui. Eppure, le cose cambiarono velocemente. Lui non era l'uomo che tutti pensavano che fosse. Le mie certezze vacillarono nel buio. Lo stesso buio che decisi di dipingere. Lo sfondo nero non è un semplice notturno, ma un buio più profondo, un'oscurità che viene dall'anima. Tutto è concentrato, dai sogni, così come dagli incubi. Non si può fuggire. Dovetti però imparare a trasformare la vergogna e la rabbia in coraggio e voglia di vivere. È in questo periodo che realizzai il mio quadro più celebre, perché sapevo che abitare la tela dell'arte è differente rispetto all'abitare la tela della realtà. Nella realtà si è costretti a fingere. L'arte, invece, è il luogo della verità. Da allora mi difesi dalla violenza della vita. Ma soprattutto, disubbidì a quell'uomo. Dipinsi e dipinsi, senza farmi più strappare la tavolozza e i pennelli di mano.
Allora ragazzi, oggi volevo chiedere a voi che cosa avete appreso dalla lezione di ieri. Ragazzi, ci siete? C'è qualcuno che si offre? Se no chiamo io, eh? Nessun problema. Va bene, chiamo io. Vediamo. Ah, Futura! Vorrei sottolineare che sono passati 400 anni dalla sofferenza e dall'umiliazione che Artemisia Gentileschi ha subito. Eppure, guardiamoci intorno. Il problema persiste ancora tutt'oggi. Questo dimostra che il reale problema non è l'individuo in sé, ma l'individuo in questa società così rovinata. Io credo che per ogni singolo violentatore ci sia una società colpevole e che per questo sia importante più che mai riconoscere e onorare il coraggio che ha avuto questa pittrice. Dovremmo utilizzare questa virtù per rendere il nostro domani un domani migliore.